Concludo, Vito, dopo ti passo la parola, leggendovi questo brevissimo brano che è molto attuale. Dimenticavo, sentirete parlare molto spesso male del Movimento 5 Stelle. Questo l'ho scritto più di 2 anni fa. Ogni nostro inciampo sarà amplificato a dimostrare quanto siamo inadatti, incapaci, addirittura pericolosi. Quando sentirete o leggerete notizie su di noi, tenete presente quanta gente ricca, potente, influente ha tutto da perdersi dal diffondersi delle nostre idee e poi decidete il peso da dare in un paese con un'informazione libera come il nostro a quanto vi viene raccontato. Bene, grazie Davide, grazie ai nostri sindaci e dico grazie, io sono Vito Crimi, molti mi conoscono e sono il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle. Enrico Cappelletti è senatore, anche lui, del Veneto ed è con me, poi anche lui magari dirà qualche battuta di esperienza. La prima cosa che mi sento di dire è della prima volta che lo faccio pubblicamente, lo ripeterò ogni volta che avrò occasione pubblica di parlare, è di ringraziare loro. Perché adesso tutti ringraziano me, ringraziano Enrico, ringraziano noi che stiamo in Parlamento per quello che stiamo facendo. Ma dimentichiamo di ringraziare loro, perché se noi siamo lì in questo momento, se noi siamo lì e possiamo fare qualcosa di concreto per l'intero paese, è grazie a loro, grazie a quello che hanno fatto nel loro piccolo comune, ai consiglieri comunali, a tutti i consiglieri comunali 5 Stelle d'Italia, dal più piccolo comune al più grande comune. Non dimentichiamolo mai, siamo tutti nodi della stessa rete nello stesso modo, non c'è un nodo più importante. Se non ci fossero stati consiglieri comunali dai piccoli comuni ai più grandi comuni, non ci sarebbe stato il Movimento 5 Stelle alla Camera e al Senato. Questo non dimentichiamolo mai, non dimentichiamolo neanche noi parlamentari, che siamo tutti parte di una stessa rete e siamo tutti nodi dello stesso tipo, senza differenze. Questo mi sento di dirlo e ringrazio nuovamente loro, vi prego di fargli un grandissimo applauso. Sembra passata un'eternità da quando è iniziata la nostra avventura in Parlamento, veramente un'eternità. Gente che ci chiede ma cosa avete fatto fino adesso, ma non vi abbiamo visto fare niente, veramente sembra sia passata un'eternità. Sono passati 2 mesi, solo 2 mesi. Di questi 2 mesi, 1 mese e mezzo passato a fare nomine. E lo sapete perché? Nomine dei presidenti del Senato e della Camera, i presidenti delle commissioni, nomine di Presidente della Repubblica, nomine. 1 mese e mezzo solo a fare questo. Adesso finalmente stiamo cominciando a lavorare. Nel frattempo noi non siamo stati fermi. Perché in questi 2 mesi abbiamo cominciato a martellare e a presentare tutte le proposte che sono state oggetto della nostra campagna elettorale. Perché noi non tradiamo i nostri elettori. Se noi diciamo in campagna elettorale che la nostra proposta è l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, noi presentiamo una legge che prevede 4 parole, abolizione, finanziamento pubblico ai partiti. Non presentiamo un disegno di legge che prevede la sintesi del coordinamento dei disegni di legge presentati fino adesso affinché si possa fare in modo che, insomma, la supercazzola per far sì che comunque i soldi pubblici vadano ai partiti. Perché come la mettete, la proposta che sta passando, come la mettete, sono sempre soldi pubblici che vanno ai partiti. Invece di andare direttamente, ci vanno in un altro modo. Quindi come ci hanno fregato nel 93, trasformandoli in rimborsi finti, in rimborsi elettorali, adesso li trasformeranno in detrazioni fiscali. Ma domandatevi cosa sono le detrazioni fiscali. Sono tasse che voi avreste dovuto versare, che versate comunque. Invece di versarle allo Stato, le versate ai partiti. Lo Stato si trova meno soldi in tasca, i partiti più soldi in tasca. È la stessa identica cosa, che la chiamino 1 per 1000, 2 per 1000. Quindi la coerenza è il nostro primo punto, e sulla coerenza ci giochiamo tutto, perché è vero che non c'è il vincolo di mandato. Il parlamentare eletto non deve avere vincolo di mandato, deve essere libero di poter votare in aula. Però il parlamentare, se è lì, è perché qualcuno lo ha votato, perché qualcuno glielo ha mandato, perché non è una persona indipendente, non è un governante, non è un dittatore, non è un
essere un barone, un conte, è un portavoce, è una persona, è un dipendente di chi lo ha eletto, che tra l'altro gli paga pure lo stipendio. Quindi diciamo che chi sta lì ha un obbligo di garantire di fare quello per cui è stato eletto. Quindi se io sono stato eletto in funzione di avere presentato un programma elettorale con certi punti, io quello lo devo fare e non posso tradire, non posso andare per via traverse. In questi mesi abbiamo presentato quasi tutti i punti del programma e dei 20 punti del programma che prevedevano interventi non onerosi, perché anche qui la prima fase è quella di fare tutti gli interventi legati ai tagli, perché è necessario tagliare dove ci sono rami secchi per poter poi recuperare risorse per gli interventi onerosi. Il reddito di cittadinanza è l'intervento più importante, è la cosa fondamentale. Qualcuno mi dice: ma qual è il risultato? Mi chiede sempre qual è il risultato che state portando, qual è il cambiamento che state portando. Il cambiamento che stiamo portando lo abbiamo già portato. Lo abbiamo già portato costringendo tutte le forze politiche a parlare di temi che fino a qualche tempo fa erano tabù. Il reddito di cittadinanza, io vi cito questo perché per me è la battaglia più importante, è lo stravolgimento totale del sistema del welfare italiano e bisogna farlo, assolutamente. Fino a 6 mesi fa, prima che il Movimento 5 Stelle non lo mettesse come primo punto del programma, nessuno ne parlava. Io voglio sapere quanti di voi un anno fa avevano sentito parlare in maniera forte come programma, come proposta concreta di reddito di cittadinanza o di salario minimo garantito. Era un tema lasciato così a delle minoranze piccole. Adesso tutti ne parlano e diventa patrimonio di tutti. Questa per me è una vittoria, abbiamo vinto nel momento in cui quel tema è diventato obbligatorio da trattare e da affrontare, e quella è una vittoria. Non dobbiamo ragionare su chi lo porta a casa, non dobbiamo mettere la bandierina, questo lo abbiamo fatto noi, perché altrimenti siamo come gli altri e facciamo la bandierina sulle cose che vogliamo fare noi. A me interessa che una legge sul reddito di cittadinanza sia fatta, sia operativa e sia efficace per il bene dei cittadini. Chiunque la faccia, non importa, noi contribuiremo a farla. Noi stiamo facendo la nostra proposta e speriamo che tutti poi siano coerenti con quanto hanno detto in campagna elettorale e l'approvino e l'appoggino, cosa che non hanno fatto la settimana scorsa. Per farvi capire anche i meccanismi contorti con cui ci troviamo tutti i giorni ad avere a che fare, a parte 2 mesi in cui appunto ci sono state tutta una serie di nomine e adempimenti burocratici, settimana scorsa è stata approvata in aula una delle questioni più importanti in questo momento. Io credo che tutti i disoccupati, tutti i disabili, gli esodati, tutti hanno questo grosso problema e non dormono la notte al pensiero del bicameralismo perfetto. Li immagino la notte che pensano solo al bicameralismo perfetto, che non va bene per questo paese. Gli esodati, il loro pensiero è sempre quello. Eppure no, noi abbiamo impiegato il governo e l'attività di aula per una giornata intera e per un mese intero a parlare di riforme costituzionali che non servono a niente, perché di fatto se una norma si vuole fare non importa che ci sia tempi lunghi, burocrazia o altro, se gli uomini la vogliono fare, e quindi dipende dagli uomini che compongono quegli organi, la si fa in tempi rapidi. Quindi non mi vengano a inventare che il problema dell'Italia è che ci sono 2 camere e si raddoppiano i tempi, perché quando vogliono loro, e l'abbiamo visto con Lodo Alfano, in 2 giorni il provvedimento è stato approvato in 2 camere e poi pubblicato in 48 ore in 2 camere. Quindi non è un problema di andare a risolvere il meccanismo, come funziona la forma dello Stato. Il problema sono gli uomini che la compongono, che non hanno un interesse verso i cittadini, ma un interesse di parte, interesse di partito. Per questo si chiamano partiti, perché è interesse di parte. Ecco, questo, abbiamo impiegato una giornata intera a discutere, vi giuro veramente la nausea, a discutere su come modificare la Costituzione, attenzione, mettiamo mano alla Costituzione, nella parte in cui si individuano i modi per modificare la Costituzione. Impiegheremo 6 mesi di tempo, vi dico 6 mesi di tempo, a modificare il modo in cui si modifica la Costituzione, perché poi possiamo modificarla velocemente. Ora, non so se avete compreso il meccanismo, ve lo rispiego. Faremo una legge,
verrà approvata alla Camera al Senato, poi ci vogliono 3 mesi di pausa, poi deve essere riapprovata alla Camera al Senato, dopodiché, sono passati quindi 6 mesi di tutto questo, finalmente abbiamo modificato il modo per modificare la Costituzione e quindi possiamo modificarla. Ora, perché in questi 6 mesi non la modifichiamo? Ma tra l'altro, per fare questa cosa non l'abbiamo fatta con una legge in Parlamento, no, diamo mandato al governo di fare un disegno di legge che porterà in Parlamento e che il Parlamento approverà. Cioè, questa cosa è assurda, veramente questi meccanismi non sono nostri e noi non riusciamo a trovarci, perché appunto lo diceva Davide, l'ornitorinco, noi siamo completamente avulsi da questo, siamo persone normali che arrivano in un posto e ti dicono: ma se vuoi fare una riforma, tu come la vuoi? Io come la voglio? Parliamone, proponiamole ai cittadini, facciamo un dibattito, 1 mese, 2 mesi e la facciamo. Non c'è bisogno di fare tutti questi meccanismi e salti mortali assurdi. Ricordandoci che il problema prioritario di questo paese non è la riforma della Costituzione, non è la riforma della Costituzione, assolutamente. Ma il problema di questo paese, il problema di questo paese sono le piccole e medie imprese. E che nessuno deve rimanere indietro, questi sono i 2 punti fondamentali. In questo momento dovremmo parlare solo di interventi per aiutare le piccole e medie imprese. Abbiamo in ballo 3 o 4 progetti che dovremo presentare, anche questi sono progetti ovviamente onerosi, quindi ha bisogno di un lavoro, e stiamo raccogliendo le istanze, le proposte di tante associazioni. Vi dico, sono tantissime le associazioni che vengono a trovarci in Senato e alla Camera e parlano con me, parlano con quelli delle varie commissioni. Noi siamo divisi in commissioni, ogni senatore o deputato fa parte di una commissione, sono 13 commissioni. Sono commissioni tematiche, dalle attività produttive agli affari sociali, all'istruzione, bilancio, finanze, riforme costituzionali, ci sono le varie commissioni e vengono a parlare con noi. Le proposte concrete in questo momento sono quelle che devono far sì che la piccola e media impresa, non la grande industria, ma la piccola e media impresa ricomincia a produrre, ma non produrre in maniera forsennata con quel meccanismo dell'iperproduttività che ieri sera Maurizio Pallante appunto criticava, ma cominciando a produrre in maniera ragionata. Dobbiamo ragionare sulle piccole aziende che producono a livello locale e producono per la comunità locale e non ragionare solamente sulla globalizzazione e la grande industrializzazione. Ieri sera appunto Maurizio Pallante ci diceva che il meccanismo delle economie di scala, cioè produci di più per ridurre i costi, è un meccanismo fallimentare, perché non si può produrre all'infinito, non si può crescere all'infinito, c'è una sola cosa che cresce all'infinito e non è benigna, quindi non si può crescere all'infinito, a un certo punto bisogna fermarsi e cominciare a rivedere completamente il proprio approccio al concetto di sviluppo e crescita. Quello che stiamo facendo in questi mesi è quello di... abbiamo presentato centinaia di interrogazioni parlamentari. Ogni volta che ci viene presentato un problema noi lo traduciamo in interrogazioni parlamentari. Le interrogazioni parlamentari si svolgono 1 volta alla settimana e purtroppo non danno risposte, non danno le risposte che vorremmo dal governo. Anche perché questo governo è in piedi da un mese, eppure non ha fatto niente. Io non so ancora, non ho visto un provvedimento del governo, un decreto del governo, mi è sfuggito? No, è 1 mese, noi lì siamo da 2 mesi, siamo in Parlamento, siamo l'opposizione e tutti i giorni la domanda che ci viene fatta: non fate niente, non avete fatto niente. C'è un governo, è il governo, quindi ha un potere esecutivo e può fare dei provvedimenti direttamente, da 1 mese che non ha fatto nulla. Nessun giornalista va a contestargli che questo governo non ha fatto nulla. Voglio capire dove sta il problema. Quindi abbiamo fatto tantissime interrogazioni parlamentari e presentato una serie di disegni di legge volti appunto a intervenire sui vari punti del programma. Sul finanziamento pubblico ai partiti, il finanziamento pubblico ai giornali, altro problema, il finanziamento pubblico all'editoria, l'abolizione dell'ordine dei giornalisti e tanti altri interventi legati appunto al nostro programma elettorale. Li trovate in un report che è stato pubblicato sul blog qualche giorno fa. Abbiamo fatto anche un'interrogazione sul gioco d'azzardo, qui Giovanni Endrizzi, non so se...